possiamo appunto accomodarci, adesso stanno arrivando le ultime persone, però è il momento di iniziare. Chiedo quindi alla regia di spegnere le luci perché iniziamo questo pomeriggio con un contributo video. Con il mondo della scuola, questo non è il mondo della scuola. I suoi insegnanti, gli universitari e gli studenti, sono loro che non intendono parlare con il paese reale, ma... Questi sono i 5 punti della riforma della scuola. Cognatevi! La persona che si permette di dire che noi insegnanti non abbiamo capito. L'altra violenza è offendere l'intelligenza delle persone. Beh, si tratta della bigliettina da visita dell'onorevole Faraone. Faraone, sottosegretario all'istruzione. Potremmo chiamare il disegno di legge delle menzogne. Da qua abbiamo capito il motivo per cui si creano questi nuovi ambiti territoriali quando già oggi c'erano gli organici provinciali. Il Partito Democratico dice no perché se vogliamo ricostruire un paese unito, questo dobbiamo farlo a partire dalla scuola. La proposta di legge della Regione Lombardia è anticostituzionale. Per distruggere la scuola che noi vogliamo difendere, ma si vergognino! Il paese non è di Renzi, il Parlamento non appartiene al Partito Democratico e la scuola non è un suo circolo territoriale. Il dialogo è consistito in una consultazione farsa. Smettetela di prendere in giro i docenti, gli alunni e il Parlamento. Per i dirigenti, la votazione è aperta. La Camera approva. Hanno appena approvato la riforma sulla buona scuola. Queste persone non capiscono niente. Ma perché non capiscono niente? Perché vivono in questi palazzi. Non sono mai usciti. Serviti a nulla mesi e mesi di mobilitazione. Il primo atto del Movimento 5 Stelle al governo sull'istruzione sarà molto semplice, una legge di una riga. La buona scuola è abrogata. Abbiamo voluto iniziare con questo video proprio per ripercorrere anche le tappe di quello che è stato questo anno di lotta, un anno appunto di mobilitazione che in effetti non ha prodotto frutti dal punto di vista del disegno di legge Buona Scuola, che comunque poi alla fine è stato approvato, ma che sicuramente ha prodotto altri frutti, cioè l'unione del mondo della scuola. Il tema di oggi, che è chiaramente una giornata dedicata alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ma secondo noi era giusto ripercorrere i momenti che tutti noi abbiamo vissuto in questo anno per far sì che anche questi sentimenti di grande frustrazione, indignazione, rabbia che abbiamo provato in questi mesi vengano canalizzati in una risposta positiva, in una reazione positiva e che faccia sì che appunto il mondo della scuola continui a mantenere quell'unità ritrovata in questi mesi e continui a lottare per difendere la scuola pubblica, oltre che chiaramente i diritti dei docenti e degli studenti. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Silvia, alla Commissione Istruzione di Camera e Senato, e grazie a voi tutti per aver accettato il nostro invito. E uno storico francese, Jacques Barzan, disse: «Nell'insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro. È invisibile, rimane così forse per 20 anni. Guardando il video che abbiamo visto, io ho pensato, come esperienza che condivido con voi, che questo sistema così tanto ingiusto, più che una forza di un'azione, teme la costanza, perché durante la costanza, e grazie alla costanza, che riusciamo poi a seminare dei semi che daranno senz'altro frutto. Così come voi, immagino che più che soddisfatti per la lezione migliore della vostra vita, sarete soddisfatti per la costanza del vostro lavoro, perché porterà dei frutti che, appunto, come diceva lo storico, forse si vedranno, anzi senz'altro si vedranno tra 20 anni. Sapete, io non pensavo che la corruzione più che altro intellettuale fosse così alta in questo palazzo, pensavo che vi fosse
paradossalmente maggiore onestà intellettuale. Forse la disonestà intellettuale è la cosa peggiore di questo paese, ancora di più della disonestà tout court. Ascoltavamo prima le parole di quella deputata del Partito Democratico che ha totalmente cambiato linea in così poco tempo. Ma guardate, questo accade quotidianamente per via del vizio oscuro di questo palazzo che è la ricerca del consenso, che non è soltanto consenso nei confronti degli elettori, no? Ci trattano così gli elettori, non i cittadini al di fuori delle istituzioni, ma consenso all'interno del proprio partito, consenso che deve ottenere un deputato rispetto al proprio capo per avere la possibilità di essere ricandidato e quindi rieletto. Perché il dramma vero, che poi è il vizio oscuro di tutte le porcate che vengono portate avanti, è appunto il concetto di politica come professione. Io entro qui dentro, il mio obiettivo non è quello di portare la voce dei cittadini e degli insegnanti, dei docenti del comparto scuola, ma riuscire ad approvare il più possibile delle leggi o aumentare il mio potere personale finché io possa restare qui dentro in questo palazzo il più tempo possibile. Il Movimento 5 Stelle impara moltissimo dal comportamento degli insegnanti stessi, che sanno perfettamente che insegnare è la prima forma di apprendere, di apprendimento. Così un parlamentare dovrebbe pensare che fare le leggi è il primo modo per imparare a conoscere quel mondo che da fuori ti può suggerire il modo di risolvere un problema. E fanno quotidianamente Silvia, Gianluca, Simone, Luigi, Enzo, e mi dicono quotidianamente che è la costanza che può portarci poi alla vittoria finale, che può essere essenzialmente non il governo del Movimento 5 Stelle, ma il ritiro di una riforma indegna come la buona scuola e l'ascolto davvero delle problematiche e delle soluzioni che provengono dal comparto. È la costanza. E un'altra cosa su quale loro insistono è l'unione delle varie categorie. Altra cosa che ho visto sul quale gioca regolarmente il sistema è spingere affinché vi sia una guerra tra poveri in tutte le categorie, costantemente. Tra le categorie, non lo so, delle forze dell'ordine, tra le categorie penso anche dei docenti, perché forse la più grande vittoria del sistema è quando ci impone di dare la responsabilità o la colpa a quello che ci sta sotto, a quello che ci sta a destra, a quello che ci sta a sinistra, e mai a quello che ci sta sopra, che non è il faraone di turno. Sarebbe anche riduttivo prendersela con dei personaggetti così poco, proprio strutturati dal punto di vista intellettuale. Quello che ci sta sopra è un sistema che vuole perfettamente appunto che la scuola sia sempre più immagine e somiglianza poi di un'industria. Così può essere controllata, perché la logica è quella del profitto, il profitto elevato a valore. Ma ci sono delle cose, come la scuola, il diritto all'istruzione, alla salute, a trasportarsi in maniera dignitosa, a respirare aria pulita e a mangiare cibo pulito, che non devono avere nulla a che fare con il profitto. Sono dei diritti, e diritto e profitto non sono sinonimi. Oltretutto, quello che noi abbiamo fatto, lo dico con orgoglio, e anche combattere affinché l'articolo 33 della Costituzione fosse rispettato, che dice che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, per l'amor di Dio, ma senza oneri per lo Stato. Io invece ho visto che la riforma della buona scuola è costata quattrini al popolo italiano per soddisfare le esigenze del settore privato, defiscalizzazioni e anche contributi diretti, e negano, perché sono incredibilmente bravi nell'arte della menzogna. Io vi ringrazio nuovamente, posso promettere con la certezza e con l'orgoglio che tutto quel che noi abbiamo promesso ed era nelle nostre funzioni e capacità fare l'abbiamo rispettato. Se siamo compatti, veramente abbiamo una possibilità. Che il sistema, più che il successo di una giornata, teme la costanza, la goccia no, che giorno dopo giorno batte su quella pietra e senza neanche rendertene conto produce un buco nella pietra. E guardate che lo possiamo fare. Vi dico, vi ringrazio a tutti e viva la Camera dei Deputati, ripeto, casa vostra, e benvenuti a casa vostra. Grazie. Allora, entriamo appunto nel vivo. Perché siamo qua oggi? Perché io e i miei colleghi abbiamo pensato appunto di organizzare questo incontro di oggi? Perché da quando siamo entrati in Parlamento, ma anche da prima ovviamente, ci siamo resi conto che appunto quello che diceva Alessandro è verissimo. La politica in questi decenni ha giocato col mondo della scuola, dividendo in particolare i precari in varie categorie, ma possiamo dire anche in realtà docenti, genitori, studenti, docenti. Nella scuola si è sempre molto
divisi. E poi chiaramente Renzi ci ha aiutato, come dicevo prima, con questo miracolo del 5 maggio che ha unito la scuola, qualcosa che non si era mai visto prima, 1 milione di persone in piazza. E dunque noi crediamo che sia il momento di finirla con questi giochi della vecchia politica che dividono i precari, che dividono le categorie, che le mettono le une contro le altre per far sì che siano più deboli nella lotta. Volevamo proprio mettere in una stessa sala le 4 principali categorie che storicamente purtroppo sono in lotta fra di loro, che fanno parte della seconda fascia e sono in lotta perché sono gli uni contro gli altri, perché hanno seguito percorsi di studi, percorsi abilitanti di formazione diversi, e quindi è difficile al momento per loro ed è più difficile ancora adesso nella prospettiva di un concorso. Ci sarà l'ondata lunga dei pensionamenti nel 2018 e quindi serviranno persone, ci sarà un turnover del 40% nei prossimi 10 anni, per cui veramente il ricambio generazionale sarà impressionante, per cui serviranno persone abilitate, formate, con esperienza, pronte da essere immesse. Perché noi non crediamo possibile che a seguito del concorso restino comunque a casa 120.000 docenti formati, abilitati e con esperienza che hanno diritto di entrare nella scuola. Allora, io grazie. Allora, i numeri sono questi: abbiamo 33.000 abilitati TFA, primo e secondo ciclo, abbiamo 69.000 abilitati PAS, abbiamo 8.900 laureati in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento, abbiamo 55.000 diplomati magistrali, a cui vanno aggiunti i 30.000 laureati ante 2001-2002 che potranno partecipare al concorso del 2016. Quindi abbiamo nel concorso del 2016 la soluzione folgorante trovata da Renzi per il problema appunto dei docenti di seconda fascia, e questo è un concorso per 63.000 posti con una platea di 200.000 partecipanti, e quindi a seguito di questo concorso che ci vedrà gli uni contro gli altri a lottare fino alla morte per il punteggio del servizio, il punteggio del TFA, ecco, comunque alla fine di tutto questo percorso resteranno fuori 120.000 docenti abilitati, e questo secondo noi non è accettabile e non è una risposta seria di un governo serio. Allora, la giornata di oggi serve a questo, e quindi vorrei che anche i vostri interventi fossero modulati su questi due livelli. Da un lato l'esigenza, secondo noi, di creare un coordinamento nazionale di docenti della seconda fascia delle graduatorie di istituto, sia appunto in grado di fare rete e di darci studiare delle soluzioni che noi possiamo portare nelle istituzioni. Chi rimane fuori da questo concorso, questo è l'ultimo concorso con le vecchie regole, quindi chi rimane fuori dovrà fare quello nuovo insieme ai neolaureati e fare 3 anni di tirocinio, dove tirocinio, sapete, la legge Fornero ci dice che il minimo di retribuzione deve essere 300 euro, ogni regione fa come vuole, ma comunque quello è 3 anni di tirocinio. Quindi io credo che dopo aver fatto un percorso abilitante costato 3.000 euro, dopo essere appunto aver insegnato anni nella scuola, non si può essere trattati in questo modo, per cui invito tutti voi a riflettere fin da ora sulle soluzioni. Noi faremo adesso gli interventi dei relatori. Grazie mille e nulla, combattiamo insieme. Buonasera a tutti, sono Sara Piersantelli del Coordinamento Nazionale TFA. Il problema del dopo concorso è un problema che, diciamo, ci coinvolge in due modi. Innanzitutto coinvolge coloro che supereranno il concorso, perché comunque la scuola che ci aspetta non è sicuramente la scuola che vogliamo e che volevamo, e in più coinvolge anche tutti coloro che non riusciranno ad entrare in questa scuola che ci troviamo oggi. Questo perché? Perché innanzitutto qualcuno potrebbe non superare questo concorso, e ci sarà chi invece, pur superandolo, purtroppo sarà costretto fuori da quel limite del 10% degli idonei che contro il quale siamo sicuramente tutti, presumo. Essendo quindi comunque prevedibile che lo scorrimento non esaurisca gli abilitati prima di parecchi anni, perché comunque nuovi abilitati noi vogliamo che ci siano, perché è giusto che si dia a tutti la possibilità di fare il mestiere che si vuole, e ci sono neolaureati che vogliono fare questo mestiere ed è giusto permettere loro farlo. Quindi
È comunque necessario pensare alla loro possibilità lavorativa nell'attesa della stabilizzazione. Innanzitutto è sempre più necessaria la provincializzazione della seconda fascia di istituto. È assurdo pensare che con tanti abilitati a disposizione ci siano molti di loro ancora a casa senza un contratto perché hanno avuto la sfortuna di scegliere le 20 scuole sbagliate. Va poi prevista la possibilità di scegliere due province, soprattutto per quei docenti abilitati su classi di concorso molto specifiche e che si possono insegnare solamente in pochissimi istituti per provincia. A questo si aggiunge la necessità di rendere possibile l'assunzione anche a tempo determinato, perché, ricordiamo tutti, presumo il comma 131, che prevede la non possibilità di cumulare più dal prossimo anno scolastico 36 mesi su posto vacante e disponibile. Noi la riteniamo una cosa, dire assurda è poco, perché praticamente lo Stato scarica sui lavoratori a tempo determinato la sua incapacità di fare lo Stato, e cioè di garantire la copertura di questi posti vacanti, che non li deve coprire per noi, ma per gli studenti. Chiudo qui e ricapitolo semplicemente quello che sono le nostre proposte. L'orientamento del coordinamento nazionale TFA quindi è quello di premere per l'abolizione del tetto degli idonei al concorso, la formazione di graduatorie a scorrimento per tutti i docenti abilitati dalle quali attingerle per le immissioni in ruolo, l'abolizione del tetto di 36 mesi su posto vacante disponibile per i contratti a tempo determinato, la provincializzazione dei graduatorie da cui attingere per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e infine premeremo per avere dei criteri nazionali e oggettivi per il reclutamento e la valutazione dei docenti a tempo indeterminato. Grazie a voi per questa opportunità, Silvia. Grazie. Passiamo al secondo intervento di Rosa Sigillò, rappresentante PAS MIDA. Salve a tutti, grazie ai 5 Stelle per questo confronto che speriamo possa servire ed essere produttivo per tutti. Io ruberò soltanto 2 minuti perché, come ho spiegato a Silvia, gradirei che continuasse poi a parlare l'altra collega del Movimento Coordinatrice. Io farò semplicemente un breve excursus del movimento che abbiamo fondato nel 2007. È nato come movimento dalla sentita necessità degli insegnanti, ed è nato nel 2007, per porre un freno a quel vuoto normativo che non consentiva la possibilità di abilitarsi dopo il concorso del 99, dopo le SIS e dopo i DM85. Quindi mi riferisco appunto a quando Fioroni chiuse le graduatorie permanenti. In realtà non ci siamo occupati soltanto dei PAS, perché ai tempi non esistevano sigle che hanno provveduto poi a creare dopo per dividerci. E la nostra battaglia, non essendoci più le SIS ed essendo all'epoca giovani insegnanti con poco servizio, era atta soltanto ad ottenere un percorso abilitante. Dalla nostra ostinata insistenza sono nati poi TFA, successivamente PAS, e ci troviamo oggi a scontrarci con un governo sordo ed incompetente con il quale, nostro malgrado, essendo partitici e sindacali, ci tocca dialogare. Ci teniamo a sottolineare che il servizio prestato equivale per il nostro movimento in ogni caso a merito, e questo servizio, con l'aggiunta di un'abilitazione che non necessariamente corrisponde a formazione, dovrebbe garantire il ruolo. Il MIDE è gratuito, noi ci autotassiamo e siamo stanchi di sostituirci a politici incompetenti e a sindacati. Vorrei ricordare a tutti che dietro un cartellino BES, DSA, sordo, muto, come ogni cartellino TFA, PAS, SIS, DM85, magistrali, ci sono i nostri nomi. Noi siamo cittadini onesti, quelli che Faraone ha chiamato gli ultimi giapponesi. Io sono una diplomata magistrale, insegno da 12 anni, non ho mai lottato. Siamo qui a raccogliere i cocci di questa ormai legge 107 che ci fa assistere le peggiori iniquità nel mondo della scuola. Siamo stati volutamente esclusi, nonostante invece abbiano assunto docenti che per anni non hanno lavorato nella scuola, non si sono formati, sono stati dimenticati nelle graduatorie d'esaurimento. Quindi l'obiettivo non era curare la supplentite, visto che ci sono ancora 80.000 precari a parcheggio, e neanche nelle GAE. L'ingiustizia di questa riforma è sotto gli occhi di tutti, perché vediamo che hanno avuto l'opportunità di insegnare persone appunto senza un'abilitazione specifica, parcheggiati o in sala professori o comunque semplicemente in compresenza con altri docenti di seconda fascia. Per quanto riguarda gli idonei, non me ne vogliano i colleghi, è solo per una
questione di precisazione per una questione di giustizia. Sono stati stabilizzati su base nazionale e non provinciale, quindi un'opportunità in più che hanno avuto. E quindi, nonostante il concorso Profumo non avesse dato l'opportunità di procedere con un proseguimento nella graduatoria, dovevano entrare soltanto i vincitori di concorso, invece sono stati selezionati anche gli idonei. E poi c'è un'altra, non è facile sicuramente sopportare un concorso alla nostra età. Io personalmente ho 48 anni, mettermi a studiare di nuovo, mi piace studiare per passione. Devo stringere? Fare un concorso per il quale lo Stato dovrà sopportare un costo per svariati milioni di euro inutilmente. Inutilmente perché noi siamo già formati, laurea, titoli vari, personalmente al Grenoble, all'Istituto francese, perché io insegno francese, ho una seconda residenza, l'abilitazione al PAS, il servizio chiaramente, io penso che noi siamo già formati abbondantemente. Mi chiedo Renzi che cosa voglia da noi. Grazie per l'intervento, chi è seduto vi chiedo insomma di prenotarsi eventualmente insomma per intervenire successivamente in modo da comunque continuare con il clima positivo che si è creato fin dall'inizio. Chiedo di intervenire a Elena De Bianchi, coordinatrice laureata in scienze e formazione primaria Vecchio di... Sì, buongiorno a tutti. Faccio una breve cronistoria insomma di quelle che sono le tappe che hanno caratterizzato la nostra odissea e che non hanno portato a una conclusione insomma. La laurea in scienze della formazione è nata con il decreto ministeriale del 26 maggio del 98. Questo corso di laurea abilitava pienamente all'esercizio della professione di maestro nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia attraverso un percorso accademico al quale si accedeva attraverso un esame di ammissione e con esame di laurea al cospetto di un ispettore del MIUR. Grazie poi ad un curriculum aggiuntivo si poteva ottenere la specializzazione sull'integrazione scolastica per gli alunni in situazione di handicap. La riforma Moratti ha permesso agli abilitati in scienze della formazione primaria di potersi iscrivere nelle graduatorie nelle graduatorie permanenti, quelle che ora sono diventate graduatorie ad esaurimento con la legge 296. Nonostante ciò, però, la laurea in scienze della formazione primaria non ha cambiato il suo assetto. Quindi test di accesso con valore concorsuale e conseguente numero chiuso, programmato sulla base del fabbisogno. Diciamo che la legge del 296 del 2006 ipotizzò una fase transitoria che prevedeva aggiustamenti in attesa appunto di un nuovo sistema di abilitazione. Un primo aggiustamento c'è stato nel 2008. Che ha permesso l'ingresso in GAE a circa 21.000 docenti. Un secondo aggiustamento c'è stato nel febbraio del 2012 con il cosiddetto mille proroghe, con il quale è stata istituita una fascia aggiuntiva, quella chiamata appunto quarta fascia. Però i docenti inseriti in questa fascia sono in numero irrisorio, perché coincidono con i docenti che, essendosi iscritti ad anni accademici successivi, secondo o terzo anno, sono riusciti ad essere inseriti. E quindi non ha sicuramente posto fine ad una ingiustizia molto forte che attualmente vede docenti che hanno la stessa laurea iscritti in tre fasce diverse: terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, quarta fascia e seconda fascia di istituto. Dunque, con la buona scuola, nelle linee guida, c'era scritto che in caso di un numero significativo di rinunce volontarie, il governo integrerà nel piano di assunzioni anche i laureati in scienze della formazione. Ecco, questo non è avvenuto. Diciamo che le proposte che noi vogliamo portare sono delle proposte che ripristino in un certo senso un minimo di qualità nella scuola primaria e dell'infanzia. Chiediamo che venga stralciato l'articolo 20 della legge 107, nella quale si afferma che i docenti abilitati in motoria, musica e inglese per altri gradi di istruzione possano insegnare alla primaria.
Perché se il versamento di docenti su classi affini alla seconda area appare qualcosa di sconsiderato, per quanto riguarda la primaria, caratterizzata da un approccio olistico nei confronti della formazione del bambino, è un tradimento nei confronti dei pilastri che riguardano questa formazione. Grazie. Per quanto riguarda invece il piano di una possibile soluzione alla questione della seconda fascia di istituto, chiediamo contestualmente uno scorrimento pluriennale esteso a tutti i docenti di seconda fascia. In particolare per quanto riguarda i laureati in scienze della formazione, chiediamo con urgenza lo scorrimento per i docenti specializzati sul sostegno. Chiediamo inoltre che i docenti laureati in scienze della formazione primaria e già abilitati attraverso il conseguimento del diploma magistrale venga riconosciuto il punteggio del servizio svolto durante gli anni di studio. Chiediamo che venga stralciato il comma 131 sulla non cumulabilità dei 36 mesi di servizio, soprattutto in relazione, per quanto riguarda la scuola primaria dell'infanzia, ma per tutte comunque le categorie, per quanto riguarda la questione del diritto all'inclusione dei bambini che hanno bisogno del sostegno scolastico. Basta, grazie. Grazie mille. Ora passiamo all'ultimo intervento di questo primo blocco, poi passeremo alla parte più sindacale e chiamo qua Valeria Bruccola di Adida. Buonasera, è un piacere sempre ritrovarci qui, purtroppo con le stesse problematiche da diversi anni. La questione dei diplomati magistrali è emblematica e infatti mi riallaccio anche all'invito di Silvia Chimienti che ha detto rimaniamo nel tema. Rimaniamo nel tema perché è una grande dimenticanza quella dei diplomati magistrali che dopo il concorso del 1999 sono stati abbandonati a loro stessi senza alcuna possibilità di progredire in carriera, dimenticati completamente dalle istituzioni. Nel 2002 il titolo di diploma magistrale era l'unico titolo abilitante per la scuola primaria all'epoca elementare, conseguito anche da chi voleva intraprendere questo percorso, quello dell'insegnamento della scuola primaria, dopo il concorso imminente. Ma non lo so, perché qui il problema è, secondo me, destituire, trovare il sistema, dopo che questo governo se ne andrà a casa, dobbiamo trovare il sistema di garantire equità. Allora, come docente io voglio essere considerata. E i 360 giorni di servizio erano ben 2 anni di servizio e il lavoro è l'unico paese in Italia dove non qualifica. In Italia no, bisogna fare dei corsi a pagamento, che la normativa europea lo garantisce, che il lavoro crea qualificazione, qualifica. Io insegno alla secondaria filosofia e storia, se non ci fosse la maestra della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che mi porta un buon prodotto in termini di scolarizzazione, di basi, io non potrei fare il mio lavoro, dovrei ricominciare da capo. Quindi basta con questi steccati ridicoli e assolutamente strumentalizzati dal potere che poi fa quello che vuole sulle nostre spalle. Grazie. Io voglio ricordare una cosa, cioè se oggi noi, se in Parlamento fossimo stati a maggioranza, noi oggi alcune cose le avremmo, perché le abbiamo scritte su emendamenti, su proposte di legge che sono state votate nell'aula parlamentare. Avremmo che la seconda fascia e gli abilitati sarebbero stati assunti in coda alle graduatorie di esaurimento secondo il fabbisogno della scuola e non secondo un organico potenziale. Avremmo utilizzato le stesse risorse del governo, perché abbiamo fatto un emendamento utilizzando le stesse risorse che ha messo il governo sulla buona scuola, per fare 150.000 assunzioni, includendo anche i soggetti abilitati, ma su fabbisogno reale e non su fabbisogno inventato. Avremmo sempre con quegli emendamenti incluso nelle graduatorie di esaurimento tutti i docenti, quelli del diploma magistrale e quelli di scienze della formazione, erroneamente esclusi, perché c'erano degli emendamenti che lo scrivevano,
che vagliati da tutti e arrivati in aula, ma bocciati. Avremmo, con un aumento questo, in questo caso di risorse, guardate che le risorse che hanno messo sulla buona scuola non le stanno usando, stanno tornando indietro. Oggi in legge di stabilità si certifica che 800 milioni nel 2016 torneranno indietro perché non li hanno spesi. E quindi significa che invece, come volevamo fare noi, andavano spesi e permettevano più assunzioni. Avremmo fatto con risorse aggiuntive, decretato la fine delle classi pollaio, avremmo fatto ritornare le materie che la Gelmini ha tagliato, e la copresenza e il tempo pieno. Era questa la piattaforma da cui è partito il movimento dopo 2 anni di ascolto del mondo della scuola. Fine dei soldi alle scuole private e anche interventi sulla didattica, come maggior potenziamento della lingua inglese dalla scuola dell'infanzia, come educazione fisica nelle scuole primarie con gente laureata per questo, come maggior salute attraverso la mensa scolastica nelle scuole. Questo tutto se eravamo un numero maggiore di parlamentari in più di quelli del Partito Democratico, nero su bianco. Ma il governo è già fuori legge, perché questo concorso doveva partire il 1° dicembre, c'è scritto nella legge 107, siccome è già fuori legge deve ritirare questo concorso, deve ritirare questo concorso, non lo deve presentare. Poi dopo domani, quando ha ritirato del concorso, possiamo anche ragionare. Se non l'ha ritirato, saremo ancora nella lotta. Ma ad oggi il governo può ancora ritirare il concorso, visto che è fuori legge. Sì, grazie. Io scusate, ma tra un po' dovrò andare via per impegni che ho sul territorio a Pescara, quindi vi dovrò lasciare. Mi dispiace perché, infatti volevo ringraziare anche tutti quelli che sono intervenuti e quelli che interverranno, perché credo che la qualità sia degli interventi sia molto alta, sia per un discorso appunto qualitativo che anche per lo spirito degli interventi, perché vedo che si sta recependo quel discorso su cui noi lottiamo dall'inizio, cioè la scuola deve lottare unita, compatta, tutte le componenti devono lottare insieme per degli obiettivi comuni, perché altrimenti faremo sempre il gioco che è stato sempre fatto, appunto, dividi e timpera. Perché vedete, c'è un paradosso. Qual è il paradosso? Che tutti quanti noi stiamo dicendo sostanzialmente, proponiamo anche noi in Parlamento, ma voi fuori, quelli che sono intervenuti precedentemente, delle soluzioni di buon senso. Cioè, le soluzioni ci sono, ma ci sono da tanto tempo, da anni, si conoscono quali sono le soluzioni, tutti le conoscono. E allora perché gli interventi invece dei governi sono sempre stati peggiorativi? Perché ogni governo che è salito, magari quando prima era all'opposizione diceva una cosa, poi si entra nel governo e qualsiasi passo che è stato fatto è stato sempre peggiorativo e ha complicato ancora ulteriormente le cose invece di risolvere? Il progetto c'è. Un filo rosso che lega tutti quanti questi interventi, tutte le politiche degli ultimi anni, c'è. Non lo vediamo magari noi alcune volte, sembra imprescrutabile, ma c'è. E qual è? Beh, è quello di distruggere la scuola pubblica, nel vero senso della parola. Cioè, un pezzo alla volta, fare in modo che tutti i vari passaggi siano sempre peggiorativi, per togliere un pezzo, un servizio, creare un altro problema, quindi avere sempre dall'esterno dei problemi da rincorrere, da dover risolvere. Oggi è questo, domani ce ne sarà un altro, perché il prossimo provvedimento sarà peggiorativo, quindi creeranno un altro problema. E fare in modo che piano, se porteremo dei cittadini all'interno dell'istituzione del Ministero, dei cittadini, voi, noi, chiunque, all'interno delle istituzioni, che abbia già le soluzioni pronte, che sappia come affrontare il problema, allora così forse potremo arginare una deriva che è preoccupante e che rischia di travolgere passo dopo passo
uno dei sistemi di eccellenza della formazione a livello mondiale. Un caro saluto a tutti e tra poco me dovrò andare, mi dispiace, ma mi aggiorneranno poi sugli interventi. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, intanto voglio ringraziare 5 Stelle per questa giornata che ha indetto e soprattutto però voglio ringraziare 5 Stelle per tutto il lavoro che ha fatto a difesa della scuola, perché questo bisogna riconoscerlo, sono stati gli unici veramente che si sono battuti contro questa legge infame che mortifica la scuola e la professionalità dei docenti. Speriamo davvero che la prossima volta ci siano per eliminarla questa legge. Questa è la mia speranza e la speranza di tutta la scuola, credo. Perché guardate, questa è la legge 107, una legge veramente indegna, fatta ad immagine e somiglianza del nostro Premier, perché la chiamata diretta, scusate, non è altro che la riproduzione di se stesso nella scuola. Tant'è vero che mi risulta che la chiamata diretta è stata voluta fortemente da Renzi, persino il ministro Giannini, e lo so da fonte diretta, persino il ministro Giannini all'ultimo momento voleva tornare indietro, ma l'ha imposto il Premier perché pensava a se stesso. Ecco qual è il problema. La legge 107, che poi, così come è stata formulata dopo la premessa della buona scuola, che non sto a dire perché tutti sapete la storia, abbiamo iniziato le nostre manifestazioni noi a Firenze il 23 novembre, siamo andati a casa sua a dirgli che non ci andava bene quello che stava facendo, una persona che mai è stata eletta da nessuno e che sta lì veramente a rovinare l'Italia, perché non è solo nella scuola. Perché uno che rovina nella scuola sta rovinando in tutti i settori, basta pensare a Jobs Act e quant'altro. Allora, la legge 107 è scaturita da un primo disegno di legge che era formato da oltre 30 commi. Cosa ha fatto? Dopo che noi ci siamo sforzati di fare tanti emendamenti, vero? Voi ne siete testimoni, ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto alla Camera, al Senato, varie mozioni, eccetera. Risultato, un unico articolone, e questo è antidemocratico, un unico articolone con oltre 200 commi da approvare con la fiducia da Camera e Senato, tutti proni per non togliere il sedere dalla poltrona. Scusate, non c'è altro da dire. E quindi a questo punto cosa ci dicono al Ministero? Io sono capo delegazione politica, seguo tutte le diatribe, sto seguendo la mobilità, ve la raccomando. L'unico punto che poteva essere a favore della scuola, con l'immissione in ruolo di tutti gli abilitati che lavorano da oltre 36 mesi e tutti quelli che hanno diritto. Io sono stata immessa in ruolo, ho fatto concorso ordinario, ma sono stata immessa in ruolo per l'abilitazione, senza fare altro, senza spendere per l'abilitazione, perché non ci hanno fatto andare all'università, ma prima le abilitazioni venivano dei docenti preparati che preparavano forse anche meglio. Invece adesso bisogna pagare l'università, 3.000 euro almeno, la fatica, gli esami, per poi dover fare un concorso. L'altro giorno siamo stati convocati al Ministero per parlare dell'ultimo concorso che stanno preparando. Ma quest'ultimo concorso, a cui dovranno partecipare tutti gli abilitati, i numeri ve li hanno scritti prima, poi eliminerà. Questo è il governo dell'esclusione. Badate bene, perché se voi andate a vedere, guardate, io vi voglio dire due parole sull'ultimo contratto della mobilità. Ce ne siamo andati, abbiamo abbandonato il tavolo perché questo contratto è indegno. Non è che esclude e divide i precari, ormai divide tutti i docenti nella scuola. Avremo docenti di serie A, B, C, D, tutte le serie che volete, perché per esempio la fase B e C dovranno fare domanda su 378 ambiti territoriali.
ogni provincia massimo due ambiti, piccole province, vi dico la mia, Nuvolo, due ambiti, cioè uno deve correre dal Gennargentu al mare, eccetera, eccetera, due ambiti in tutto, ma i precari messi in ruolo in fase B e C, quegli insegnanti faranno la domanda su tutte le province, su tutti gli ambiti d'Italia. Va bene, mentre quelli che sono stati messi da concorso non faranno in tutta Italia, ma solo nella regione. I colleghi che faranno domanda dopo 30 anni finiranno nell'ambito, a differenza di quegli altri che hanno perso il posto, non si capisce nulla. Ci siamo anche impuntati, rifiutati di condividere questo e ce ne siamo pure andati. E i precari la stessa cosa. Io ricordo le prime SIS, quando i docenti abilitati erano in lotta con le SIS, non so se vi ricordate. Dopodiché adesso ce ne abbiamo di vario tipo, tutti gli uni contro gli altri, anche i docenti, perché tutti dicono di avere più diritto dell'altro, perché i PAS hanno insegnato da non so quanto tempo, i TFA hanno studiato come gli altri. Il problema è che il governo tende a dividere i docenti. Qui la battaglia è unica, colleghi, è unica la battaglia. Non possiamo dire che va bene, se va bene a me, pazienza, me ne frego dell'altro. Il problema è battagliare questo governo per l'immissione e il ruolo di tutti i precari, perché il precariato è una piaga. E gliel'abbiamo detto al governo, gliel'abbiamo detto al ministro. Ministro Giannini non capisce nulla, scusate. Noi ho fatto un incontro, l'ultimo che abbiamo fatto il 23, mi pare, di ottobre, mi pare, l'ultimo, uno dei. Siamo rimasti lì, si doveva parlare di formazione. Alla nostra domanda della formazione che doveva essere fatta si è confusa, perché ha detto 50 ore, perché pensava alla formazione dei neo messi in ruolo e non alla formazione che tutti i docenti dovrebbero fare. L'abbiamo detto, abbiamo replicato. Abbiamo fatto poi un'altra cosa, un incontro, qui c'è gente dell'infanzia, alcuni colleghi dell'infanzia, ci hanno fatto un incontro, delega in bianco. Dopo di noi hanno ascoltato genitori, associazioni private, cattoliche e quant'altro, dopo di noi. Sapete, il loro progetto 0-6 anni. Dico, ma 0-6 anni, ho fatto un intervento, ma cosa state dicendo? Cos'è? Volete utilizzare i docenti dell'infanzia per fare le babysitter? A 3 mesi, a 5 mesi, a 6 mesi, ma che scuola? Noi ci rifiutiamo. Ma colleghi, il rifiuto da noi, noi abbiamo detto no, abbiamo fatto battaglie infinite, battaglie legali, abbiamo fatto ricorsi di ogni genere, adesso li stiamo continuando a fare proprio per chi ha almeno i 36 mesi. C'è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea, voi ve ne siete accorti? Sì, loro no, fanno finta di niente, la giustizia non esiste. Quindi dovremmo andare avanti con i ricorsi legali, perché a vedere quelle manifestazioni, io le ho fatte tutte, non me ne sono persa una. Veramente mi sono detta con tanta e nessuno ci ascolta. A vedere la Puglisi lì, che un giorno ci ha ricevuto e che parla bene della chiamata diretta, pur di stare lì, perché a seconda del governo si uniforma. Speriamo di mandarla a casa la prossima volta, che la mandino a casa. Perché non è possibile continuare con un governo di questo genere. E noi adesso stiamo preparando, ve lo dico, è per i precari e per tutti, un referendum. Ci stanno studiando i costituzionalisti, ce l'abbiamo quasi pronto, speriamo che tutti aderiscano, tutte le forze sociali, tutti i partiti, tutti quanti, perché non c'è altro che mandarli a casa, che eliminarla con un referendum, che soprattutto io mi auguro, perché guardate, dire ancora delle cose a tutti voi che ne sapete quanto me, è veramente, io lo so quello che pensate e che pensiamo, diplomati magistrali, TFA, PAS, eccetera, tutto l'elenco che abbiamo visto prima, colleghi, lo sappiamo, ma a questi non gliene frega nulla.
perché dietro c'è la Confindustria, ci sono i poteri forti, non è che sono loro, loro sono per questi poteri. Per cui, colleghi, io mi darò da fare nelle prossime elezioni per mandare a casa questo partito e trovarne uno che veramente mi tuteli. Non c'è altra soluzione. Grazie mille. Siamo qua per proposte concrete, future. Così si costruisce un documento, soprattutto unitario e politico, e dettare una linea politica che parte dalla scuola e dai cittadini italiani. Il principio fondamentale è il no al concorso, come principio fondamentale, come il principio della Costituzione della scuola. E poi un'altra proposta anche per il futuro: siccome questo governo ha rubato dei soldi allo Stato italiano e l'ha dati alle scuole private, con tutto il loro rispetto, ma se vogliono fare l'imprenditore lo debbono fare con le proprie tasche. E allora, caro scuola privata, oppure caro governo, chiamo Bergoglio e gli dico: caro Bergoglio, se vuoi che noi incentiviamo e aiutiamo anche le scuole private, ti obblighiamo per legge ad assumere il 50% degli insegnanti delle graduatorie pubbliche, il 50%, e firmare dei contratti nazionali e rispettarli e non malpagarli. Se vuole si può aprire una convenzione con la scuola privata, e questo è un modo per creare anche altri posti di lavoro. E poi dobbiamo ripristinare i posti di lavoro che sono stati tagliati. Ecco come avviene l'assorbimento del prossimo concorso, che tutti gli abilitati devono essere tutti tutelati, e no alla prova dei 3 anni, no alla prova di 3 anni. Buonasera a tutti e ringrazio il Movimento 5 Stelle per avermi esteso questo invito, al quale partecipo molto volentieri a nome del mio gruppo, il mio gruppo di coordinamento appunto di Viterbo, che raccoglie appunto tutti i docenti nella nostra condizione, docenti di seconda fascia attualmente esclusi dal piano di assunzioni. Quindi è evidente sotto gli occhi di tutti, è un anno e mezzo che stiamo facendo una battaglia, manifestazione. È la prima volta in realtà che è stata fatta questa cosa, perché ricordo l'istituzione della quarta fascia aggiuntiva istituita nel 2012, che in realtà ha inserito nella GAE tutti questi abilitati. E allora perché questa volta non è stata fatta? Che cosa abbiamo noi che non hanno questi della GAE? Ecco, bella domanda, non me ne vogliano se ci sono docenti, colleghi appunto della GAE, però scusate, insomma, noi abbiamo una situazione veramente critica in questo periodo. Per sanare questa ingiustizia saremo costretti a fare questo concorso a cattedra, ma senza alcuna garanzia. Vogliamo che in fase preliminare siano valutati i titoli culturali e di servizio in nostro possesso. Il concorso non è giusto, sono d'accordo con voi, ma ora dobbiamo fare un discorso di limitare i danni fatti dalla 106. Per inciso, parlando di fase C, stringo tranquilli, è quella dell'organico potenziato. Sono stati stabilizzati docenti di discipline non coerenti con la tipologia di indirizzo. Altro nodo fondamentale. È il caso, solo per citarne uno, di un docente di pittura entrato in ruolo nell'Istituto Tecnico Commerciale di Viterbo. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Vabbè, è stato, a questo punto della giornata è stato detto tanto ed è stato detto tutto. Siamo partiti, anch'io io sono un ITP, per collegarmi al collega Devo, sono un ITP da 13 anni e volevo dire, prima di tutto il consiglio, direi il secondo titolo, di cambiarlo un po', perché mi collego all'onorevole Gallo. Soluzioni no concorso, perché qua già si sta parlando di rassegnazione. Se ci sono ancora dei margini dobbiamo ancora tentare il tutto per tutto, perché questo concorso è sbagliato, è partito con tutti i presupposti perché sbagliati. Non assumere posti che ci sono, perché io da 13 anni ricopro posti vacanti, non vado a sostituire, io ho posti che non ci sono gli insegnanti. Ricollegandomi al discorso degli ITP, l'ultimo corso abilitante è stato fatto nel 2005,
nel 2005, per 10 anni non c'è stata la possibilità di abilitarci e i posti, le graduatorie sono esaurite dal 2006. Quindi, voglio dire, i posti ci sono, perché oggi, e poi un'altra cosa, questo concorso, cosa mi può portare, quale crescita professionale mi può dare questo concorso? Troviamo un tavolo per non fare il concorso e diamo la possibilità ai posti vacanti, e volevo suggerire, ma giusto, mi fa piacere che è già stato preparato questo emendamento, i posti vacanti, ma non solo i posti vacanti, i posti disponibili, andiamo a scorrimento, qua nessuno... Ricreiamo i posti disponibili, andiamo a scorrimento nelle graduatorie, nessuno sta chiedendo la luna, i posti disponibili dove già lavoriamo, assegnarli a chi gli competono, andiamo a scorrimento delle graduatorie. Grazie. Bisogna introdurre un altro canale di reclutamento in parallelo a quello del concorso. Questo mi penso, mi sento di dire, che è una base comune da cui partire come piattaforma diciamo di precari, per poi arricchirla con tutto quello che è stato detto oggi, ma non possiamo andare nel dettaglio su tutto quello che è stato detto oggi, ci sbobineremo comunque il video, ci sarà sui canali YouTube, e avremo modo poi, con tutte le email raccolte, di mandare un report molto più dettagliato di quello che posso fare io, con una sintesi naturalmente di 5 minuti, per poter di nuovo confrontarci con tutti i punti emersi da questo dibattito. Vi ringrazio ancora. Vi ringrazio anch'io, vi saluto e vi invito a, insomma, condividere questo report che vi manderemo su tutti i gruppi Facebook e con tutte le persone con cui siete in contatto. Grazie di aver partecipato. Grazie a voi.